Buongiorno, allora prima di tutto, se no là, giustamente Luna mi sgrida, non solo lei, pollicione, iscrizione, campanellina, condivisione, ne facciamo una filastrocca e poi la vendiamo su Spotify. Allora, devo già chiarire due cose importanti perché mi sembra che siano emerse ieri dai commenti che mi ha mandato Jack. La prima, il mese prossimo la ricarica sarà il 20-27. Allora, noi non lo sappiamo, non lo sa nessuno. Questa è stata anticipata, ma il motivo dell'anticipazione lo stiamo deducendo noi, perché l'INPS di fatto non sta comunicando un accidente. Cioè, noi sappiamo che c'era questo problema, il problema della carica dell'assegno unico, che avrebbe dovuto essere prelevabile integralmente e che quindi poteva creare delle difficoltà. C'è stata questa anticipazione di 7 giorni, abbiamo supposto che il motivo è quello. L'INPS non dice un accidente, quello è il vero problema. L'INPS non comunica niente. Per cui dirvi per il mese prossimo, no, ma il mese prossimo il 20 o il mese prossimo il 27 con sicurezza è un azzardo. Però preferisco, penso lo stesso ragionamento che ha fatto Alessandro, dirvi che la ricarica è il 27, in modo che comunque avete un orizzonte temporale serio, che dirvi l'anticipano e poi magari voi arrivate al 20, non avete già più soldi e vi trovate una settimana, 10 giorni senza un euro, che sarebbe un problema un po' più serio. Per cui fino a che non vi diciamo qualcosa di contrario, la ricarica di ottobre è il 27, ma lo diciamo per voi, non perché abbiamo un'informazione sicura, perché l'INPS in termini di informazione fa schifo. Non le dà. Se uno di voi o una, adesso non, dal nickname non capisco, non avesse avuto l'idea di andare a controllare, io parlo per il mio caso, ma penso sia un discorso che vale anche per Alessandro, per Elia, noi non avremmo saputo perché l'INPS non ha detto, ah ragazzi, l'anticipiamo, vi avvisiamo. E questo non è il primo caso perché ricordatevi. Proprio lo stesso mese hanno anticipato le ricariche di metà mese, in agosto hanno anticipato le ricariche di metà mese e anche di agosto e l'INPS non ha comunicato un cazzo, non ha detto niente a nessuno, con il risultato che uno se non andava a controllare non lo sapeva. Ma vi sembra normale questo? Fanno comunicati sulla qualunque, l'INPS comunica cose assolutamente inutili, ma informazioni importanti e vitali non le comunica mai. Anche se una cosa buona è successa perché hanno trovato i soldi per rifinanziare i contributi per le persone rimaste a casa a causa crisi sanitaria. Ecco, questa è una cosa importante. Però, ragazzi, era a gennaio che sono finiti, non adesso, a gennaio. Da gennaio a settembre ci hanno messo 9 mesi. Questo qui sarebbe il governo dei migliori, e lo dico per la prima volta, poi lo dico una seconda volta che riguarda quello che mi ha chiesto Luna, che mi ha detto Player, così. La questione di eventuali decurtazioni, me l'ha detto, mi sembra Giuseppe, no? Mi ha detto anche su. Io non ho informazioni chiare su questa cosa, sono tutte ipotesi di lavoro. Nel momento in cui avrò un'informazione chiara, verificata e pubblicata, allora ne potremo parlare. Ma dirvi adesso, ah no, ma fanno così, tagliano qui, tagliano là. L'unica cosa che produce è il panico, è lo stress e già voi siete stressati di vostro per la situazione generale e perché l'RDC, ve l'ho detto, è una misura che consente la sopravvivenza ma non dà respiro per il futuro. E la seconda fase è stata un disastro. Se la motivazione è spingere gli under 30 al lavoro, scusatemi, ma qui siamo, classico, mettere il carro davanti ai buoi. Prima crea il tessuto, prima crea occupazione. E poi spingi le persone ad entrarci. Messa così adesso, l'unica cosa che puoi fare è spingere le persone a finire a lavorare per stipendi non congrui, eufemismo, e condizioni di lavoro non congrue, doppio eufemismo. Questa è la situazione attuale. Se tu li spingi in questo modo, li fai finire in quella situazione. Perché di fatto il mercato del lavoro in Italia attualmente è assolutamente fermo. Prima costruisci il tessuto lavorativo, costruisci un piano di rilancio dell'occupazione, dell'industria, del commercio, tutto quello che vuoi. Poi collocherai le persone. Altrimenti se le collochi adesso finiscono tutte quante dove capita. Ed è un errore fondamentale. Ma ve l'ho sempre detto, in Italia non c'è prospettica, non si lavora su piani a lungo termine, ma neanche a medio. È un problema che c'è sempre stato, ma in questa situazione in cui supponevo, arrivando un uomo del potere vero, cioè del potere economico, che quindi ha controllato
comprensione della situazione si agisse in un altro modo, si è agito invece nello stesso modo, solito, nel solito tran tran. E qui lo ribadisco la seconda volta, e questo qui sarebbe il governo dei migliori. Scusatemi, ma ormai questa barzelletta ha pure rotti i coglioni. Non ci crede più nessuno. È un dato di fatto, non ci crede più nessuno. Per le radici abbiamo finito. Due parole e un suggerimento. Io devo fare anche delle scuse. Le scuse le faccio all'inizio. Io a volte nei video rispondo anche a domande che mi fanno su Instagram. Però mi sono accorto che spesso queste creano confusione. Per cui da ora in poi, chi mi fa le domande su Instagram, cercherò di fargli un video su Instagram. Perché ho visto che anche ieri mi uscire dal topic parlando dei canali che mi danno fastidio, no, ha creato sostanzialmente casino, anche parlare dei referendum. Peraltro io devo sempre stare attento a parlare di un determinato argomento perché ho sempre l'avvoltoio sulla schiena che aspetta solo. Cioè, a Elena gli hanno sbattuto giù, non gli hanno no, segato un video, o forse sì, ma l'hanno anche messa in fondo ai canali consigliati, cosa che hanno fatto anche con me. Quindi ci sono tanti modi, ecco, in questo senso. Vabbè. Quello che volevo dire in merito a una questione molto semplice, quello che ha detto la Prombelli, vi consiglio di guardare il video del dottor Catania, che è stato molto esplicativo, e anche il video di Clave, che a modo suo è esplicativo. Io cerco di essere molto sintetico, dico la Prombelli che creare giustificazioni scaricando le responsabilità in parte o in toto sulla vittima della cosa è una cosa demenziale. Premesso che la vita non è bianco o nero, è una serie enorme e continuata di sfumature di grigio, di colori non definiti, e qui ci siamo. Se uno applicasse questo tipo di giustificazione, allora, ragazzi, avremmo veramente le cataste di passati all'altra parte in mezzo alle strade, perché uno potrebbe sempre dire: ehi, mi ha tagliato la strada, mi sono partiti 5, mi sono esasperato. Cioè, non è che siccome c'è una situazione che ti esaspera, tu hai il diritto di compiere determinate azioni o queste azioni devono essere attenuate. Cioè, se si parte con questa filosofia, va bene il tutto. Io non penso che la Palombelli volesse dire questo. Volesse magari riferirsi al contesto, bisognerebbe comprendere l'intera cosa e magari certe situazioni si potrebbero evitare se lo Stato, invece di farsi delle grandissime pippe, si occupasse seriamente di determinati problemi. Ma è anche questo un problema che va avanti da decenni. Ma detto così, siccome l'ha espresso, l'interpretazione è completamente opposta. Ok? Poi, se tu questa frase me la dici in una trasmissione, come forma? Allora, io formo, questo se no, due puntate in tutta la mia vita. E mi è sempre venuta in mente una canzone di Peter Gabriel, The Barry Williams Show, in versione hard discount, cioè forma e versione hard discount di quello che viene raccontato in quella canzone, che attacca ferocemente i talk show americani trash, tipo quelli da Oprah, ecco, in cui si cerca il caso eclatante. Ecco, a me è fatto sempre venire in mente quello. È tutto costruito, è tutto fasullo, per cui non stai parlando da un vero pulpito, da un vero tribunale, stai parlando da una patacca di questo. E se stai esprimendo determinate cose, ribadisco, uno può anche parlare a braccio, ma dovrebbe anche rendersi conto che a parlare a braccio si rischia. E se non sei ben lucido, ben presente alla situazione, perché anche riferendosi solo a quel caso che loro stavano inscenando, la mia compagna mi fa diventare nervoso, allora io ho il diritto di. Ci siamo capiti? Non parlo di passare all'altra parte, eh? Semplicemente usarla come sacco d'allenamento. Siamo già all'aberrazione. La prima cosa che ti insegnano le arti marziali, quelle serie, non le pagliacciate in cui ti dicono vai in giro e mena. No, la violenza è l'ultima risorsa. Poi c'è anche il corollario, quando la usi, usala in modo distruttivo. Anche l'istruttore di Krav Maga dice la stessa cosa. Però quello che vorrei dire è: non è accettabile far passare l'idea che siccome si crea un determinato contesto, tu sei giustificato a compiere determinate azioni, perché altrimenti si torna alla barbarie. Qui la
La Panovel ha detto una grandissima vaccata. Poi, per carità, succede a tutti di dirle. Ma non posso non sottolineare la gravità di quello che ha affermato. Io comunque spero che riesca a chiarirsi le sue cose. Adesso, sinceramente, di cosa succede a Forum mi interessa quanto mi può interessare, non lo so, la coltivazione della forfora. Ora, ragazzi, io vi lascio, ci sentiamo domani con il file audio che riguarderà le ricariche, sotto cui dovete scrivere quando compaiono le ricariche. Domani, appunto, farò il tampone per poter tornare, si fa quando si arriva, si fa quando si torna, non frega un cacchio da noi. Hai il GP, non hai il GP, non ce ne frega niente, te lo fai lo stesso perché la fiducia è zero, soprattutto quando vieni da paesi che hanno una gestione di queste cose un po' allegra. Insomma, non è una cosa di qualche secolo fa, quelli che vendevano i GP tarocchi. Vabbè. Niente, noi ci sentiamo domani, cercate di stare bene, cercate di stare tranquilli e vediamo domani come vanno le cose. Io spero che, visto che si tratta solo di un anticipo, ma di fatto quello che deve fare Poste Italiane non è cambiato di una virgola, anzi, Poste Italiane ha anche un vantaggio domani, che non ci sono le pensioni, quindi potrebbe gestirle ancora meglio. Presumo che dal primo pomeriggio siano già in corso le ricariche. Comunque, vediamo domani. Ciao a tutti.